Ciao a tutti, io sono Phil e vi do il benvenuto sul mio canale. Prima di andare a leggere il messaggio della ragazza che mi ha scritto per ricevere consigli da me e da tutte le filler, vorrei ringraziare prima di tutto tutti voi che mi avete scritto su Instagram scrivendomi le vostre storie. Ad alcuni ho già risposto, ad altri risponderò. Alle situazioni magari un pochino più difficili risponderò in video, quindi non vi preoccupate e vi mando veramente un grazie enorme. Adesso vorrei leggere invece i commenti che mi sono piaciuti di più o quelli più utili che avete lasciato sotto al video precedente. L'episodio numero 14, persone pericolose in amore. Daisy Simone scrive: ciao Phil, ho visto un tuo video per caso e da quando ti ho visto aiutare gli altri con i tuoi consigli mi sono subito iscritta al tuo canale. Ormai esistono veramente poche persone dolci come te. Mi puoi salutare in un video? Grazie. Ma grazie a te Daisy, figurati. Sono felice che ti piacciono i video, il canale e tutto. Ma certo che ti saluto, ma certo, ti mando un abbraccione e un bacio. Ciao Daisy. Veronica Vasta, sempre sotto allo stesso video, scrive: Jennifer, hai fatto bene a lasciarlo, perché persone così è meglio tenersele lontane. E hai fatto bene anche a raccontarlo ai tuoi genitori. Comunque Phil, sei fantastico. Ma sei fantastica tu, Veronica. Grazie mille per i complimenti. Sono d'accordo anche con te, perché Jennifer si trovava in una situazione in cui il suo ragazzo la stalkerava e quindi ha fatto bene a dirlo ai suoi genitori e ad allontanare il ragazzo. E adesso è il momento dei saluti. Sigla saluti. Yeah. Giorgia e Laura Righetti mi hanno chiesto di salutarle, quindi ciao Giorgia, ciao Laura, scusate se ho letto perché io ero uno di quelli che a scuola si faceva i bigliettini per tutto, quindi scusate. E adesso andiamo invece a leggere il messaggio della filler a cui cercheremo di dare una mano. Ciao Phil, sono Costanza e vengo da Torino. Ti seguo da un po' e mi volevo confidare con te di una cosa che mi è successa da poco. Io vado in seconda liceo e mi sono innamorata follemente di un mio compagno di classe. Quindi ho provato ad essergli amica e lui è sempre stato carino con me. Solo che un giorno vennero fuori delle voci che lui piacesse a me. E io, presa dalla timidezza e dall'ansia, smentii tutto dicendo che eravamo solo amici. Solo che lui adesso non mi parla più come prima, dopo questo episodio. Sembra che abbia reagito male alla mia risposta a queste voci girate in classe. Non so cosa fare, tu cosa mi consiglieresti? Sono in mega paranoia. Grazie mille, ti stimo molto, anche io penso che la sensibilità sia una cosa da condividere con le persone. Buona serata. Io, Costanza, credo che se tu riesci un attimo a parlare con questo ragazzo, meglio sicuramente di persona, cerca di organizzare magari un incontro un po' carino, esci con lui, dagli un appuntamento. Secondo me se gli spieghi per bene questa situazione, nel senso gli fai capire che tu hai smentito tutto per timidezza, secondo me fai centro un botto, perché le ragazze un po' timide o che comunque arrossiscono, sensibili, almeno a me piacciono un casino, credo anche ad altri ragazzi, quindi se tu gli comunichi questa tua timidezza dicendogli appunto che hai smentito tutto per questo motivo, gli fai capire prima di tutto che ci tieni un botto a lui e poi che sei sensibile. Secondo me, come ti ho detto, questo basta e andrà bene, quindi cerca di organizzare un attimo l'incontro e poi sarà tutto in discesa secondo me. Questo era il mio punto di vista, siamo arrivati alla fine del video, quindi chiedo alle filler di dire la loro opinione, di darti una mano, scrivete qualche altra idea o se siete d'accordo con me, vi chiedo di mettere un like al video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video, grazie a tutte, ciao!